ragazze, ciao ragazzi, ciao mia family. Allora, oggi voglio fare il video sui miei prodotti top di tutto il 2018. Ragazzi, non ci posso credere che siamo già a dicembre, cioè veramente. Tra l'altro domani è San Nicolò, in realtà per voi sarà oggi San Nicolò. Probabilmente se non siete del nord-est non lo festeggiate, però per noi è una, cioè è meglio di Babbo Natale, San Nicolò. Allora, oggi inizieremo per, cioè parlerò per categorie, quindi non le ho inserite tutte tutte come categorie, ma quasi. Quindi partiremo dal primer, correttori preferiti, fondotinta preferiti, eccetera eccetera. Preparatevi una mega carrellata, perché ho le idee molto molto chiare sui prodotti che mi sono piaciuti quest'anno e ne ho molti da consigliarvi. Quindi preparatevi per questa mega carrellata, perché ho tanti prodotti da farvi vedere, tanti prodotti da farvi conoscere, e vi devo dire perché mi sono piaciuti così tanto. Allora, iniziamo subito. Categoria primer. Già lo so che sapevate che avrei parlato di questo. Questo è il The Pore Professional di Benefit, versione Pearl. Mi è sempre piaciuto molto il The Pore Professional classico, ma quando ho scoperto questo sono impazzita, perché il Pore Professional normale ti opacizza la pelle, questo invece ti opacizza la pelle, ti toglie l'aspetto dei pori, fa durare il fondotinta perfetto fino a sera, ma ti lascia la pelle con questo lievemente luminoso, non so come dire, ti dà questo glow naturale, healthy, che però non è lucido, ed è una cosa molto molto rara da trovare nei primer. Di solito quelli che sono pearly o comunque che promettono di rendere la pelle un po' più luminosa di solito non te la opacizzano bene, invece questo è pazzesco, lo uso ogni giorno, ho usato tipo 3 tubetti di questo, questo sarà il quarto, l'ho usato che oggi, lo uso sempre, lo adoro. Poi passando ai fondotinta, allora qui ne ho diversi da farvi vedere e sto prendendo dalla scrivania come al solito, io molto professional. Allora, ne ho diversi da farvi vedere. Allora, iniziamo da questo, che forse è il primo che ho scoperto e credo sia di quest'anno, sì sì, anzi sicuramente. E questo è il Peach Perfect di Too Faced. Come potete vedere, sto per finirlo, l'ho utilizzato anche oggi. Quando lo applico sembra lievemente giallino per me, poi invece non so come si amalgama bene ed è del mio colore. Almeno mi sembra, ragazzi, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra che sia abbastanza giusto se lo paragono al collo. Allora, questo fondotinta ha una coprenza media, quindi diciamo leggera media, e tutti i fondotinta che vi farò vedere addosso non si vedono. Io detesto i fondotinta che da vicino li vedi, non li sopporto, mi danno fastidio, piuttosto ne prendo uno che è un po' meno coprente ma che almeno non si vede che ho il mascherone, ok? È cosa che facevo spesso in passato, purtroppo poi mi sono resa conto, è meglio di no. Quindi questo ha una coprenza appunto media, quindi se ho qualche brufoletto me lo copre non completamente, quindi devo andare con il correttore, però ragazzi ha un effetto super super naturale. Dura fino a sera, mi piace molto, non contiene, è oil free, quindi anche qui insomma per la pelle mista devo sempre stare attenta a queste cose. Mi trovo molto bene con lui e vorrei proprio averne uno nuovo di tubetto, perché non so cosa farò quando lo finirò. E poi altro fondotinta che mi è piaciuto molto è questo di Dior della linea Backstage, si chiama appunto Dior Backstage. Questo è il Face and Body, il mio colore. Allora, questo è il 2N, che è un po' troppo scuro per me, quindi utilizzo lo stesso fondotinta del colore 0N e li mischio, perché non so se esista l'1N, ma penso che quello sia il mio colore. Comunque, mi piace questo fondotinta, molto molto naturale ragazzi, non si vede addosso, unica pecca, ha una coprenza leggera, quindi se avete brufoletti, imperfezioni, questo non ve li copre. Questo va bene anche per me nelle giornate in cui appunto non ho imperfezioni, non ho brufoli, e questo è pazzesco perché fa effetto seconda pelle, non si vede addosso, dura fino a sera, è fantastico. Ovviamente tutti i fondotinta durano fino a sera se ci metto il primer, altrimenti non lo so, non oso nemmeno provare, ok? Sì, lo so, mi tocco sempre i capelli ragazzi, è un tic. Poi, altro fondotinta che ho scoperto ed è stato veramente, cioè, di solito non credo di aver mai utilizzato, sì, forse un paio di volte ho utilizzato fondotinta Max Factor, non mi hanno entusiasmato particolarmente, diciamo, non erano nemmeno male. Poi mi è arrivato questo con un pacchetto, mi ha spedito il brand, e questo è Radiant Lift Long Lasting Radiance, fattore protezione 30. Ho visto che il colore per me era giusto, quindi l'ho provato. Ragazzi, apriti cielo, è pazzesco. Allora, questo fondotinta ha una coprenza, io direi, media alta, quindi se ho brufoletti eccetera uso questo perché me li copre direttamente, non ho bisogno di andare poi a coprirli con il correttore.
Quindi questo mi piace, perché molto spesso se usiamo un fondotinta un pochino più coprente e non andiamo poi con il correttore, a volte è meglio, dipende dal fondotinta, a volte se ho un fondotinta meno coprente e vado con il correttore eccetera, vado leggera, viene una bella base, però se ho un fondotinta, non mi piacciono quelli full coverage, ma diciamo media, coprenza media alta, e mi piace il fatto che appunto vada già a coprire tutte le imperfezioni, i rossori, i brufoletti e varie robe. E questo che ho io è in colore 55 Golden Natural, è chiarissimo, è veramente il colore perfetto per me, dura fino a sera, mi piace molto il fatto che ci sia fattore protezione 30, anche in inverno fattore protezione va sempre usato ragazzi, il sole fa sempre danni sulla pelle, quindi mi raccomando. E sto continuando ad usarlo, alternandolo appunto, questo lo uso quando ho più imperfezioni, quando meno imperfezioni uso gli altri che vi sto facendo vedere. Altra scoperta è stato il Hello Happy di Benefit, la mia colorazione è la numero 2, ve lo dico perché spesso mi chiedete qual è il mio colore, perché tra noi mozzarelline abbiamo un po' difficoltà a capire quale sia il nostro colore, quindi vi dico che l'1 per me è troppo chiaro, quindi il 2 è il colore giusto, è quello che hanno utilizzato su di me anche allo shooting che ho fatto di Benefit, ma è un fondotinta che uso già io di solito. Anche questo ha una coprenza, allora loro dicono sheer medium, fattore protezione 15, anche questo mi piace che ci sia fattore protezione, secondo me non è molto sheer medium come coprenza, secondo me è più sheer, nel senso che è super 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 naturale questo fondotinta, ma non ha una coprenza così grossa. Se ho bisogno di coprire imperfezioni eccetera, uso l'altro fondotinta o comunque vado giù pesante di correttore, però quello che mi piace di questo fondotinta è che dura fino a sera, non ti opacizza troppo la pelle, quindi non me la fa diventare tipo cenerosa, ashy, ok? E quindi me la lascia bella, luminosa ma non grassa, assolutamente, e mi piace che abbia appunto questo effetto naturalissimo anche questo seconda pelle. Io tutti i fondotinta di cui vi sto parlando li applico con la Beauty Blender, quindi non so che effetto possano fare con il pennello, ma per me almeno questi sono stati i super top del 2018, sono quelli che uso a rotazione, insomma, nella vita quotidiana. Poi, correttori, non volevo nemmeno inserire questa categoria, perché in realtà uso sempre gli stessi da anni e anni e anni, però quest'anno, devo dire la verità, c'è stata una scoperta ed è stato lui, di Lancôme, il correttore liquido a lunga tenuta. Tutte le scritte che stavano su questo tubetto sono scomparse, ragazzi, quindi io non so dirvi nient'altro se non questo è lui, è liquido ed è a lunga tenuta. Allora, numero 1, copre perfettamente occhiaie, io non lo uso per i brufoletti, io per i brufoletti uso quello della NYX giallo, che già conoscete, però quello in pot, questo lo uso per le occhiaie e ragazzi copre perfettamente le occhiaie, si amalgama perfettamente con il fondotinta, resta lì dove deve stare, non mi va assolutamente nelle pieghette, il che è un miracolo perché non mi capita con tanti correttori, questo è veramente un buon correttore. E poi altro pro direi è che dura un sacco, perché ne basta una gocciolina e questo è parecchio grande come tubetto di correttore, quindi non so nemmeno dirvi la colorazione che ho, perché cioè, tutte le scritte sono scomparse, sono svanite, potrebbero farle un pochino meglio, però è un ottimo ottimo correttore ragazzi, provatelo se siete alla ricerca. Vabbè, io amo i correttori liquidi comunque, quindi dipende un po' dai gusti, però se siete alla ricerca di un buon correttore per le occhiaie, date un'occhiata a questo. Poi passiamo alla cipria, i miei capelli sembrano come al solito sempre lo stesso frutto, indovinate? Un ananas. Allora, cipria, grossa scoperta di quest'anno è stata la cipria di Becca Cosmetics. Mi ricordo ancora quando ho fatto il video haul, mi è arrivata e tutte mi avete scritto: Nicole, quella cipria ti fa l'effetto bagnato, provala, è fighissima. Poi l'ho provata e wow, fighissima, avevate ragione. Allora, questa è la cipria appunto di Becca, si chiama Hydra Mist Set and Refresh Powder ed è una polvere per il viso. Questa non è trasparente, è colorata, in realtà quando la applichi è praticamente trasparente, ok? Questo è il colore, è molto chiara, ma va bene anche sulle pelli più scure secondo me, perché per quanto mi riguarda è traslucida. Fissa molto bene sia il correttore che tutto il fondotinta, la applico con la Beauty Blender solo sopra il correttore per fissarlo per bene e poi su tutto il resto del viso con il pennello da cipria. Mi piace molto questa cipria, mi piace molto l'effetto bagnato che ti dà, anche se purtroppo dopo un po' ti ci abitui e non lo senti più tantissimo, però sì, mi piace.
Poi, altra cipria che ho, allora, questa l'ho usata moltissimo quest'anno, della Poudre Première di Givenchy. Non è stata però una scoperta del 2018, perché la usavo già prima. Hanno cambiato il packaging, questo sì, ma la polvere, la cipria è sempre la stessa ed è la cipria traslucida. Però dovevo assolutamente menzionarla perché è veramente un'ottima cipria. Mi trovo meglio con quella che con quella della Makeup Forever, per farvi capire. E anche l'altra della Makeup Forever la adoro, quindi. E poi un'altra scoperta è stata questa di Marc Jacobs. L'ho anche utilizzata nella collaborazione che ho fatto per loro, con loro nel video dedicato, ed è, si chiama Finish Line. La mia è la numero 34 Invisible. Invisible, l'ho pronunciata alla francese, o Invisible, come vi pare. E anche questa è simile a quella di Becca come colorazione e come applicatore, eccetera. Però alla fin fine, sì, è molto chiara. Questa è un pochino più giallina, quella di Becca è un pochino più rosata, però sulla pelle non si vede. Fissa molto bene, insomma, il trucco, il fondotinta, il correttore, fa quello che deve fare e tiene la pelle opaca fino a sera. Quindi ottima cipria anche questa. Poi, allora, terre. Qui non ho tantissime novità, ragazzi, io lo so, cioè adesso probabilmente chiuderete il video, ok, chiudetelo, sì, vi faccio vedere la hula, scusatemi, perdonatemi, ma sono anni che per me è la terra, cioè lei è la terra perfetta. Quando una mia amica mi chiede, ma che terra mi consigli? Questa. Quando non so che terra utilizzare, beh, questa, perché magari non ne ho nuove da testare, questa, sempre questa. Quella che mi porto in giro quando viaggio, questa. Quella che ho usato oggi, questa, è sempre la hula di Benefit. Amo il fatto che non uso tanto spesso la hula light, se siete più chiare di me forse potreste provarla, perché mi piace un contorno forse un po' più marcato, boh, non lo so, ma in realtà non mi sembra, cioè comunque lo faccio abbastanza naturale. Mi piace il sottotono che ha questa terra, si sfuma benissimo, cioè la adoro. E altra terra invece che ho usato molto è questa di Marc Jacobs, e fa parte del duo Mirage Filter. Il prodotto si chiama hashtag Instamark, il colore è 40 Mirage Filter. Mamma mia, è terribile, cioè tutti questi prodotti, ok, sono disintegrati, ragazzi, perché li usati tanto, ok, quindi non fate tanto caso al packaging, che ovviamente è, cioè, è rovinatissimo. E ho usato moltissimo la terra di questo duo, non ho mai utilizzato questa parte, che non ho ancora capito che cosa sia, cioè se sia una cipria, una specie di illuminante, boh, non l'ho capito. Non mi piace questo colore, mi piace invece moltissimo, moltissimo la terra. Anche questa si sfuma molto bene, mi piace il sottotono che ha, nonostante sia un pelino più calda rispetto a quella di Benefit. Però è un'ottima terra, mi piace fare il contouring con questa, e ho usato praticamente per tutto l'anno a rotazione la hula o quella di Marc Jacobs. Poi blush, allora, un blush proprio random che mi piace tantissimo è questo di Dior, ed è il Rouge Blush numero 459 Charnel. Allora, questo blush qua dietro, che fanno vedere il colore, no? C'è un quadratino rosa con dei glitterini. Poi in realtà vado ad aprirlo e i glitterini non ci sono, il che è meglio perché non mi piacciono i blush con i glitter. Forse c'è una leggera perlescenza, anzi, a guardarlo bene da vicino c'è una leggera perlescenza. Sono tipo, non so come dire, non mi va di definirli glitter o micro glitter, perché in realtà non si vedono assolutamente addosso. Però mi piace perché dona un po' di luminosità, un pelino di luminosità. Sapete che i prodotti Dior sono tutti molto naturali, quindi niente di eccessivo assolutamente. Però il colore di questo blush mi piace, è il colore perfetto per me. È come quando vai a pizzicare le guance, tipo che ti viene un po' di rossore naturale. Ecco, questo è il colore perfetto. E poi, altro blush che mi sta piacendo tantissimo, questa è stata una scoperta più recente rispetto a quello Dior, è il, ve lo faccio vedere in questa palette, ma in realtà sto parlando di lui, del Dandelion, sempre di Benefit. Questo ce l'ho anche nel compact, solo che mi si è rotto, e quindi adesso lo sto usando dalla palette, che è anche un'ottima palette, tra l'altro, la Sugar, no, la Blush Bar. E questo è il blush perfetto secondo me, perché è anche questo ha dei micro glitterini, ma non si vedono assolutamente addosso, altrimenti non mi piacerebbe così tanto. E mi piace molto il colore di questo blush, è super 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 naturale. L'ho regalato anche a Demesa, anche lei lo ama, perché è il colore perfetto, un po' come quello Dior. E questo forse un pelino più rosato, ma comunque molto molto naturale. L'ho utilizzato anche oggi e mi piace tantissimo l'effetto che ha. Tra l'altro ultimamente sto utilizzando un pochino di più il blush, di solito facevo una passata leggera, adesso invece magari vado un pochino più sì, gatto d'euro, ho capito, tu sempre devi iniziare a mi guardare quando io filmo, cioè è incredibile, lui deve essere sempre il protagonista, gatto d'euro. Ma cosa c'è? Sono qua, vieni, no, hai aperta la porta? Ciao! Così, gatto Denver, vai sulla finestra a salutare i passerotti e le colmacchie, vai! E i gabbiani! Sì! Vabbè, ok, quindi così
Questo è quanto per la categoria blush. Arriviamo ai mascara. Allora, mascara, potrei parlarvi del Better Than Sex di Too Faced, ma di quello già vi ho parlato l'anno scorso. C'è stato un mascara che è stata una grossa scoperta. Sapete, sono stata con Benefit alle Maldive per il grossissimo lancio ad inizio 2018 e da quando l'ho provato uso sempre, assieme al Better Than Sex, uso praticamente sempre solo lui. Ed è lui, è il Bad Girl Bang di Benefit. L'ho utilizzato anche oggi. Amo l'effetto che mi fa, volumizza le ciglia ma le allunga tantissimo, le separa per bene, è pazzesco, mi piace tanto. Non rischio di andare, perché non ha lo scovolino così grosso, quindi non rischio di andare a macchiarmi. Amo questo mascara. Provatelo da Sephora se non l'avete mai provato, prima di acquistarlo naturalmente, e vedrete di cosa parlo. È un mascara speciale, almeno su di me fa un effetto. Vabbè che adesso sto facendo il lash lift, quindi è ovvio che ho le ciglia comunque più incurvate, però ragazzi, non le ho mai avute così lunghe come con lui, quindi provatelo, poi mi fate sapere. Per me è uno dei mascara migliori, cioè da quando l'ho provato sto usando solo lui praticamente, quindi fatevi un'idea. Poi, allora, per quanto riguarda le sopracciglia invece, ragazzi, ho diversi prodotti, insomma diversi prodotti, ho qualche prodottino da farvi vedere. Allora, numero uno, questa già la conoscete, la menziono ogni anno, è la mia matita sopracciglia preferita probabilmente dal 2010, tipo da quando stavo ad Amsterdam ancora, cioè roba da pazzi, ed è la matita numero 101 Diego Della Palma, quella semplice, non è quella micro, ce n'è anche una un pochino più sottile, io sono innamorata di questa. Da una parte c'è la matita, dall'altra c'è lo scovolino, sarà tipo la decima che io finisco, questa è quella nuova, ne ho un'altra così piccolina che sto finendo, la adoro. Ma ci sono altri prodotti per le sopracciglia che adoro, e sono questi, quelli che uso a rotazione ogni giorno sono questi. Allora, uno è la Precisely My Brow Pencil di Benefit, questa è la numero 2 e è proprio del mio colore giusto, non vado ad usarla quando voglio sopracciglia troppo definite, ma quando le voglio più naturali, e quindi vado a stenderla su tutto il sopracciglio, vado a creare un po' la forma e poi vado a sfumare con il... con lo scovolino, con il pennellino. Se invece voglio sopracciglia un pochino più definite, vado ad utilizzare lui, che è il Cabrow. Questo è un gel per sopracciglia, ho sia il colore 2 che il colore 3, ma il colore 2 è già parecchio scuro per le mie sopracciglia, non so perché, ma la matita, la Precisely My Brow Pencil, mi viene un pochino più chiara con il colore 2, queste invece con il colore 2 vengono belle definite. Mi piace moltissimo anche che ci sia il pennellino all'interno da costruire, così quindi si gira e viene fuori anche un pennellino bello lungo, quindi riesco anche a fare una cosa decente. No, a parte gli scherzi, mi piace moltissimo la linea di Benefit per le sopracciglia, in particolare questi due prodotti sono quelli che appunto assieme alla matita di Diego Della Palma uso ogni giorno a rotazione. E poi, allora, arrivando alle palette di ombretti, ne ho due da farvi vedere. So che sono quelle che menziono sempre nei miei video, ma ragazzi, sono prodotti che io uso quotidianamente, sono quelli che consiglio alle mie amiche e quindi che consiglio anche voi. Vi faccio solo un esempio, questa, allora, questa... Le mie, allora, le palette preferite sono loro. Una è la Natural Matte di Too Faced, l'altra è la Just Peachy Mattes di Too Faced. Sì, mi piacciono i colori matte. E Gatto Del, perché allegramente passeggia e fotobomba il video. Sì, tranquillo, non ti far problemi tu, E infatti io me li faccio. Ok, allora, basta menzionare il fatto che per il compleanno di Demenza le ho comprato questa palette, perché lei la adorava e la voleva troppo, e quindi sono andata e le ho fatto un regalo e l'ho preso questa, oltre ad altri regalini, ma magari se vi farò un video lo vedrete. Comunque, perché è una palette che consiglio anche alle mie amiche. Ragazzi, io amo i colori, l'ho usata anche oggi tra l'altro, ma la uso praticamente ogni giorno. Amo i colori di questa palette, secondo me sono perfetti per ogni tipo di trucco, un pochino più intenso, molto naturale, è pazzesca. Profumo di cioccolato che non fa mai male, ma appunto i colori per me sono perfetti, e poi riesco a fare un trucco anche abbastanza veloce, decente, spero, insomma, oggi l'ho usata. E poi c'è la Just Peachy Mattes, questa la uso quando voglio un trucco un pochino più aranciato, per andare a mettere in evidenza l'occhio chiaro, perché come vedete ha tutto colori un pochino più appunto sul pesca, quindi arancio, pesca, un rosato, eccetera eccetera. Anche questa molto molto bella, la consiglio soprattutto a chi ha gli occhi chiari o comunque nocciola, miele chiari, sta molto molto bene. Poi l'ultima categoria sono i rossetti. Allora,
Per quanto riguarda i rossetti è un po' difficile perché sono anni che amo gli stessi rossetti, quindi non so se alcuni di questi già li ho menzionati nei vari video degli anni scorsi. Comunque sono rossetti che continuo ad utilizzare e continuo a ricomprare. Allora, uno è quello che indosso anche oggi, me lo chiedete sempre, è di Glossip Milano, è il No Transfer Liquid Lip Tint ed è in colore 02 Soft Cashmere. Ragazzi, questo rossetto io non conoscevo nemmeno tanto bene il brand Glossip quando l'ho provato. Amore, cioè io amo questo rossetto, non so come farò quando lo finirò, devo assolutamente procurarmene altri 50, è pazzesco, è una tinta labbra ma è morbida sulle labbra, il colore per me è perfetto, dura, cioè l'amo. Poi altri rossetti ho riscoperto quelli MAC quest'anno, perché era un po' che non utilizzavo quelli MAC, preferivo rossetti liquidi, invece adesso sono ritornata ai miei amatissimi Faux, che si scrive Faux, e Kinda Sexy, sono due... Sì, per farvi notare quanto ho usato questo rossetto, e questo è il Kinda Sexy, anche questo ormai è andato, devo ricomprarlo. C'è anche il Velvet Teddy tra quelli, tra i miei preferiti, però adesso non so dov'è, credo sia in qualche borsetta. Comunque, assolutamente loro tre, si può vedere quanto li uso, sono colori stupendi, sempre nude, comunque opachi, come piace a me. E poi ci sono altri due, questi invece sono liquidi. Uno è di Make Up For Ever, non conosco molto bene i rossetti Make Up For Ever liquidi, però questo è ottimo. Ed è, come si chiama? C'è scritto, ah sì, Artist Liquid Matte, colore 101, anche questo è, allora, ha una durata pazzesca, coprenza buonissima, colore splendido. L'unico problema di questo prodotto è che devo stare attenta a non applicarne troppo, devo fare un velo leggero, perché se ne metto troppo si tipo toglie, si spella, non è proprio il massimo, però se sai come applicarlo è pazzesco. Quante volte ho detto pazzesco in questo video? Probabilmente troppe. E poi altro prodotto, il mio preferito della linea, della linea Vice di Urban Decay, è assolutamente lui, Backtalk. Mi piace sia in versione stick, ma mi sa che quello ve l'ho menzionato anche l'anno scorso o comunque più volte, ma quest'anno ho scoperto la versione liquida che mi piace ancora di più. Amo anche il rosso di questa linea, è pazzesco. Questi rossetti, ragazzi, almeno su di me hanno una durata, io ho sentito parlare male di loro e non capisco come sia possibile, perché vi giuro, su di me hanno una durata pazzesca, stanno lì, mangio, bevo, non si muovono e il colore rimane pieno, cioè anche con quello rosso non mi è mai salito nelle pieghette, sono fantastici. E questo appunto, sì, Vice Liquid Lipstick, ve l'ho detto, colore Backtalk. E basta, questo è quanto, Make Up For Ever ve ne ho parlato, questo è quanto per il video di oggi. So che non ho inserito tutte le categorie, ma non avevo altri prodotti da menzionarvi per quanto riguarda le altre categorie che comunque spiccassero tra i tanti, o che comunque magari di cui non vi ho già parlato negli anni scorsi. Quindi questo è quanto, mamma mia, non ci posso credere, siamo quasi nel 2019, ragazzi, che cosa farete a Natale, che cosa farete a Capodanno, che cosa avete chiesto a Babbo Natale, San Nicolò, insomma, scrivetemi. Vi mando un bacio grandissimo, mia family, e noi ci vediamo domani, che è venerdì, con un nuovo video. Ciao!